si è dovuto riscrivere completamente diciamo così, il sistema di gestione degli impianti sportivi rispetto al passato, e ora insomma, così, al primo consiglio comunale utile partiremo con tutte le procedure di esternalizzazione, tutti i bandi che ovviamente costituiscono insomma, un interesse, un obiettivo dell'amministrazione, soprattutto in un momento in cui lo svolgimento dell'attività sportiva è particolarmente complesso. I tempi saranno rapidi, vogliamo che siano assolutamente celeri, anche per recuperare alcune situazioni di ritardo che si sono determinate anche a causa del Covid, sfruttando anche tutte le normative recenti sulla semplificazione che sono state adottate dal Governo e dal Parlamento. È stato un piccolo miracolo nei tempi che erano stati necessari ricostruire tutta la vicenda dello stadio e consegnare al nuovo gestore una concessione blindata che consentirà adesso di valorizzare l'impianto nel dialogo con il presidente del Teramo Calcio, che è contestualmente gestore di un impianto pubblico di proprietà pubblica e che come tale si deve comportare. Sono contento del cambio di registro del presidente nella comunicazione, nelle sue valutazioni, un cambio di registro che per la prima volta insomma, denota il rispetto verso una comunità, verso una città che nei suoi confronti non ha mai fatto venire meno il rispetto. Quindi io credo che ripartendo da questi presupposti, cambiando registro così come ieri è stato fatto, si possano creare assolutamente le condizioni per una gestione dell'impianto sportivo Bonolis, di cui appunto il presidente Iachini è gestore, di una proprietà pubblica, e del futuro della Teramo Calcio in connessione un po' nello spirito che ha portato a questa iniziativa a procedere. Dopodiché, come ho già avuto modo di dire, se per fatti si intende la promessa di affidare un impianto sportivo, questa amministrazione non l'ha mai fatto, non lo farà mai, assume gli impegni a cercare di risolvere i problemi e di riportare tutto in un'ottica di legalità e di legittimità. Questo abbiamo fatto sullo stadio, questo stiamo facendo sull'Acquaviva, questo faremo su tutti gli impianti sportivi, nell'interesse dell'amministrazione, nell'interesse della città, nell'interesse degli stessi gestori.